Oggi insieme all'Ampia eh, intendiamo dedicare questo nostro momento di approfondimento a una figura di donna molto importante nella vita della costruzione della, del nostro Stato democratico. Questa donna si chiama Teresa Noce. Oggi pomeriggio insieme a me che sono dell'Ampia di Roma ci sarà Davide, Stori, Davide Conti, storico e ehm, anche componente del direttivo dell'Ampia. Cercheremo di eh, posare la nostra attenzione su tutta la, la vita di, di Teresa Noce. Eh, quindi io farò un excursus su quella che è stata la sua eh, biografia, diciamo, fino al momento in cui è, è entrata nella Costituente, quello che ha fatto nella Costituente, e poi Davide farà un approfondimento su un tema molto particolare che è legato proprio a questa settimana della memoria, che è il doppio internamento che eh, la eh, Teresa Noce, come tanti altri compagni deportati politici, hanno subito in quel periodo storico. Quindi eh, inizio eh, dicendovi che eh, Teresa Noce nasce eh, in quel di Torino nel Novecento, da una famiglia estremamente povera, anzi del padre non si hanno praticamente notizie e eh, da piccolissima deve guadagnare. Eh, lei va a scuola, tra l'altro eh, ha una orribile malattia dovuta alla povertà che è la, la tigna, la miseria e quindi viene evitata dalle compagne nel, nelle, nelle elementari, viene messa all'ultimo banco, eh, non sapeva, sembrava che la bambina non eh, capisse, non sapesse rispondere alle aspettative, diciamo, della maestra. Invece, in pochissimo tempo, con una volontà incredibile, dimostra di essere capace di un grande apprendimento. E di lì a breve, nel corso dell'anno scolastico, dall'ultimo banco finirà proprio nel primo banco. E avrà però sempre in sé la consapevolezza di essere diversa dalle altre, dalle altre compagne di classe soprattutto quando prende il diploma delle elementari, eh, capisce che per lei sarà impossibile continuare lo studio a cui ehm, voleva veramente dedicarsi, perché la mamma non riusciva a mandare avanti la famiglia e quindi accetta di fare delle consegne per un fornaio. Lo faceva già nell'epoca in cui andava a scuola, il pomeriggio dedicando due ore della sua eh, giornata a questo compito per portare dei soldi a casa e lo farà. Da, da bimba di, di 11-12 anni e quindi farà la sartina, ma avendo un carattere estremamente ribelle, non si trova eh, facilmente a suo agio nei posti di lavoro in cui eh, viene a trovarsi e eh, lavorerà anche in, in fabbrica. E riuscirà a tutte le lotte del proletariato torinese, però in primissima fila. E lei giovanissima si iscrive al Partito Socialista di, eh, di Torino, però partecipa alla svolta di Livorno e quindi si iscrive al Partito Comunista. Incontra eh, a Milano un, un giovane ingegnere di cui si innamora. Questo ingegnere è Luigi Longo, suo futuro marito. Il loro è un amore che nasce in mezzo al, alle lotte operaie, in mezzo alle tante eh, situazioni che devono affrontare nel partito comunista e eh, si trova giovanissima incinta. Eh, in quell'epoca per sposarsi c'era bisogno dell'autorizzazione dei genitori, delle famiglie. La famiglia di Luigi Longo, lei aveva meno di 25 anni, eh, non... La accetta, dice che il figlio per cui avevano sacrificato una, una vita e che era, doveva diventare un brillante ingegnere non poteva sposare una donna brutta, povera e comunista. In realtà, al compimento dell'età fatidica, si sposerà con Longo, da cui avrà oltre il primo figlio anche altri due figli. Il secondo morirà per una meningite piccolissima. Teresa no Noce si segnala subito all'interno del Partito Comunista, a livello italiano ma anche a livello internazionale. E nel 1926 espatria con il marito in Unione Sovietica, il marito doveva rappresentare i comunisti italiani presso l'internazionale e lei viene eh, mandata nel 28 a frequentare la scuola per i quadri del Cominterm eh, e vi rimane per circa eh, un anno. Poi si recherà a Parigi dove fa parte di un gruppo ristretto di quadri comunisti che sono in eh, clandestinità e, eh, e, e lì vedremo con, eh, con Davide successivamente quali saranno i quadri che lei passerà, perché questa donna è stata clandestina in, in Francia, ha, ha partecipato alla guerra di Spagna, eh, ha vissuto a Mosca per periodi incredibili e praticamente è tornata eh, dopo periodi eh, di internamento, il primo in Francia, eh, recruat, e l'altro eh, eh, a Ravensbrück, nel campo di Ravensbrück, tornerà in Italia nel nel 44 eh, alla fine cioè nel, nel, nel 45 scusatemi E immediatamente ottenuta la, 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 la libertà lei riprenderà la sua vita politica nel partito tra l'altro lei non aveva mai svolto una vera e propria vita politica del partito in Italia perché tutta la sua vita si è svolta in eh, clandestinità e eh, correndo da uno stato all'altro tra l'altro è stata utilizzata per moltissime occasioni come fenicottero. I fenicotteri erano per il partito comunista quelle donne che portavano da un paese all'altro, da una nazione all'altra, con grande rischio e pericolo, messaggi eh, nel, nel, nei doppi fondi delle loro valigie o, eh, o armi. Quindi un lavoro pericolosissimo a cui lei non si è, non si è mai sottratta. Eh, nel 45 comunque rientrata in Italia è membro, diventa membro della componente della Consulta Nazionale e eh, si occupa della commissione affari politici ed amministrativi. E eh, soprattutto con il voto del 2 giugno del 46, quando si votò per la prima volta le donne votarono e furono elette eletti i componenti dell'assemblea costituente, eh, Teresa eh, viene eletta tra le 21 eh, donne su 556 componenti dell'assemblea e Teresa farà parte della commissione dei 75 che è la commissione quella che praticamente ha scritto la carta costituzionale e eh, soprattutto eh, Teresa sarà nella parteciperà ai lavori della terza sottocommissione quella che si occupa dei doveri e dei diritti economici, economici e sociali. E quindi lei si occuperà da subito, dentro la costituente, degli eh, interventi per garantire eh, garanzie economiche e sociali alla famiglia. E la famiglia usciva dalla, dal, dal ventennio fascista e massacrata, nel senso che le famiglie... Eh, italiane avevano conosciuto eh, la miseria, avevano conosciuto la morte di tanti, di tanti padri di famiglia, ma anche nelle città bombardate erano state decimate eh, intere, intere famiglie, uomini, donne, bambini, anziani. C'era una grande miseria eh, materiale, ma anche una grande miseria morale. E Teresa conosce come le altre donne del costituente erano fortemente consapevoli della grande responsabilità che avevano sulle spalle e il fatto che avessero assegnato loro nella Costituente essenzialmente ehm, il lavoro che ruotava intorno ai temi della famiglia e della scuola, considerandolo quasi eh, dalla parte diciamo dei, dei padri costituenti una cosa naturalmente eh, attinente al loro essere donne. Loro lo accettarono e Teresa soprattutto. Ehm, che era mh, convinta che eh, bisognava eh, considerare la maternità non soltanto una funzione naturale della donna ma anche una funzione sociale della maternità, si eh, batte da subito eh, intanto perché lo Stato sia obbligato a, a intervenire a favore di tutti i bambini, figli legittimi e figli illegittimi e garantire alle madri lavoratrici la possibilità di eh, lavorare in un ambiente sano che non compromettesse la salute loro e del loro, del loro bambino. E, mh, questi, questi, questi temi eh, mh, saranno sempre chiari a testa di, di Teresa, e eh, interviene anche sul diritto al lavoro e all'assistenza proprio in due sedute dell'Assemblea, dell il 9 e l'11 di settembre del 1946. E qui lei eh, sottolinea anche il fatto che bisogna dare un'opportunità eh, a tutti rispetto alla, alla, alla previdenza, perché eh, ci sono tantissime donne eh, casalinghe che non possono esercitare alcun diritto e, eh, e, e alle quali, non potendo dare la pensione, bisogna che lo Stato fornisca un'assistenza adeguata. È un, un lavoro il suo preciso che, che svolge eh, nel, nella, nella commissione e eh, rimane eh, chiaro che per lei il, il, il punto fondamentale era quello espresso dal, dall'articolo 3, quando aveva con forza insieme a Lina Merlin. Chiesto che fosse eh, inserita che il principio di uguaglianza doveva, essere, doveva riguardare innanzitutto il sesso. Perché fino a quel momento le donne in Italia non erano state cittadine con pari dignità degli uomini. Lo stesso diritto di voto era un voto considerato universale, ma universale voleva dire. Maschile, perché solamente gli uomini avevano il diritto di voto, le donne non lo avevano mai avuto, solamente con le amministrative del 1946 e poi appunto con il voto del 2 giugno, conquistarono a pieno titolo il diritto di voto e quindi di cittadinanza, la possibilità di essere elettrici e di essere, e di essere elette. Quindi lei ehm, nel momento in cui eh, parla di famiglia... Dice, e eh, queste sono le sue parole proprio di quel giorno, che oltre che una funzione naturale della donna, la maternità, oltre a una missione umana è anche una funzione sociale perché su di essa si basa la famiglia, pernio della società, perché essa crea le nuove generazioni e avvenire dell'Italia. Il pupo rosso e paffuto o la creaturina pallida ed anemica non sono soltanto la croce e la delizia della loro mamma, sono i lavoratori di domani, sono l'avvenire della patria. E quindi queste... Queste, queste cose che Teresa dice con grande vigore si trovano poi realizzate negli articoli 29, 30 e 31 che sono proprio gli articoli della, della maternità, dei diritti e dei doveri che lo Stato ha anche di intervenire laddove le famiglie sono numerose e i genitori non riescono a fornire adeguata ehm, eh, educazione e il necessario per la sussistenza ai loro figli, lo Stato deve intervenire per far superare qualsiasi ostacolo che questi ragazzi abbiano per poter andare a scuola o per poter avere una vita, una vita decente. E anche rispetto al, al matrimonio e alle convivenze del, nel nucleo familiare. Le donne, soprattutto le comuniste, eh, capiscono che sarebbe stato importante cominciare a, a ragionare di divorzio. Riescono a far sì che non ci sia nel, eh, nel, nella Costituzione l'indissolubilità del matrimonio e rimandano quindi la discussione sull'eventuale eh, divorzio poi a, al codice civile, ma loro sono ben consapevoli. Che sia, una, una, che sia un, un, uno strumento estremamente importante, soprattutto per, perché mh, già da allora erano consapevoli di quanto le donne potessero soffrire in situazioni familiari anomale in cui eh, i, i mariti, i compagni, molto spesso avevano anche altre situazioni familiari poco chiare, su cui era difficile poter intervenire e lei stessa fu uh, una donna che soffrì particolarmente per questa situazione perché eh, si ritrovò uh, nel, nel, nel 1953 eh, dopo essersi separata da, da Luigi Longo ormai da alcuni anni leggendo un articolo sul Corriere della Sera apprese che eh, il suo matrimonio con Luigi Longo era stato annullato in realtà l'annullamento era stato chiesto dal marito a sua insaputa, e questa cosa su cui Teresa con grande ehm, eh, con, con, con grande emotività e con grande eh, forza eh, scrisse una lettera di smentita appunto proprio a Corriere della Sera le rese eh, difficili poi i suoi rapporti con il partito in cui aveva militato fin da giovanissima e quindi fino al 58 sarà comunque eletta in Parlamento e riuscirà nel 50 a portare avanti una, 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 quella proposta di legge sulla maternità. Eh, su cui aveva cominciato proprio a lavorare nella Costituente, quindi la protezione della, 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 della lavoratrice e della lavoratrice madre. Aveva eh, insieme a, alle altre donne, eh, soprattutto a Maria Federici, ad Angelina Merlin, a far sì che eh, nell'articolo 37... Forse perché lei ha fatto anche la sindacalista, ha fatto il primo contratto delle lavoratrici tessili, quindi poi in CGL ha avuto una storia anche lì molto particolare, molto densa di avvenimenti e di conquiste importanti per le lavoratrici e per i lavoratori, eh, di mettere che a parità di mansioni la retribuzione doveva essere una retribuzione uguale per uomo e per la donna, l'articolo 37. Eh, di Teresa mi piace anche ricordare un'altra cosa che eh, si sa poco del, di lei e delle altre costituenti, proprio perché quell'Italia di quegli anni, nel mentre loro scrivevano la Costituzione, era un'Italia tutta da ricostruire, ma devastata dai bombardamenti, a lei insieme, venne, che, che era vissuta a Milano per tanto tempo, venne l'idea di, eh, conoscendo la realtà di tanti bambini, eh, abbandonati senza più famiglia e in condizioni fisiche disastrose e psichiche, di eh, organizzare il primo viaggio verso l'Emilia-Romagna per questi bambini per far trovare loro per un periodo. Una casa in campagna dove venissero accolti e dove venissero rifocillati nel corpo e nella mente e venisse ridata la loro salute. Questa cosa mh, trovò, come si dice, non trovò eh, entusiasmo da parte di tutti, e lei doveva eh, eh, operare con grande forza, mettendosi in contatto con i compagni e le compagne dell'Emilia Romagna. Dove lei era stata peraltro eletta eh, proprio la, alla Costituente nel, in uno dei collegi dell'Emilia Romagna e eh, entusiasticamente accolgono la sua idea, ma hanno paura di non riuscire a, ad accogliere i bambini. Tant'è vero che la compagna eh, di cui adesso mi sfugge il nome, eh, che la, le scrive, le dice: eh, Teresa, sì, siamo riusciti a trovare una soluzione, ma solo per duemila bambini. Teresa Noce. Le risponde entusiasta che non avrebbe mai pensato possibile, che addirittura si poteva ragionare su come eh, aiutare duemila bambini che erano in grande difficoltà. Quindi il primo treno del sole o della felicità, come vogliamo chiamarlo, pieno di bambini che vanno portati via dalle miserie materiali e morali della guerra e vengono portati appunto in queste case dei, dei contadini e di operai dell'Emilia Romagna che si offrono volontari di ospitarli per un periodo più o meno lungo avviene da Milano, mentre più notoriamente sappiamo che questa cosa la si racconta per quello che eh, riguarda il sud d'Italia, soprattutto per tutti quelli che provengono dal Cassinate. E lì, su quei treni della felicità lì, la te Teresa Noce lavorò insieme a Maria Maddalena Rossi e a Nadia Galli Cospano perché eh, furono organizzati anche da lì per eh, l'Emilia Romagna, in alcuni casi anche per il eh, Veneto, questi treni della felicità. Quindi mh, Teresa è una figura mh, forte, una figura, la, la, la chiamavano Madonna Tempesta, perché lei quello che aveva eh, in testa e quello che aveva nella lingua lo diceva. Lei, in una riunione eh, a Mosca, eh, rispose a eh, Lenin criticando quello che diceva, dicendo che non si trovava d'accordo. Quindi è una persona, un personaggio veramente unico nella storia, diciamo, anche del di un'Italia eh, che noi abbiamo conosciuto eh, dai libri di scuola in una, in una situazione in cui anche le donne e gli uomini del Partito Comunista sembravano rispondere sempre a delle logiche, diciamo, di, eh, di partito. Teresa era uno spirito assolutamente assolutamente indipendente, assolutamente libero. Anche sulla, durante la Costituente, sull'articolo 7 che recepiva la, 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 i patti lateranensi, eh, Teresa si disse contraria. Andò da Togliatti, gli espresse il suo, la sua contrarietà e Togliatti si guardò bene dal, 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 dall'imporre qualche cosa a Teresa e eh, Teresa quel giorno in aula... Eh, si astenne rispetto a, questa, a, a, a questo che lei riteneva un, un, errore, un errore incredibile che, che si stesse compiendo. Quindi eh, mi, mi, è piaciuto, mi piace insomma oggi poterla ricordare perché è una donna che veramente ha sperimentato eh, su di sé il bene e il male. Della, della guerra, della politica e anche nella sua vita privata ha avuto delle grandissime sofferenze. Ma è una donna che ha avuto un amore straordinario per i suoi figli e per i bambini. Infatti lei scrisse una, 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 una favola la, sulla Cagnetta Laica, la prima Cagnetta che è andata eh, sulla Luna e poi anche negli ultimi anni della sua vita ha scritto delle, delle favole per bambini e si è battuta sempre per, per l'infanzia abbandonata e per i diritti eh, delle donne. Alle donne diceva sempre che dovevano imparare a dire no, che è la cosa più difficile da farsi, soprattutto quando ci sono dei contesti in cui l'amore e l'amicizia si mescolano anche alla vita politica, alla vita di un partito. E Teresa, quindi, Madonna Tempesta. Eh, mi piace veramente raccontarla come una figura eh, luminosa eh, di donna su cui eh, scarsamente eh, oggi si è, a oggi si è, si è raccontato. E, mh, mi fa piacere che eh, Davide, che è un, un, uno storico appassionato, eh, cioè che perlomeno desta in noi passione quando leggiamo le cose che scrive. O lo sentiamo, ci racconti questa parte della vita di, di Teresa, eh, collegandola a, al contesto europeo, di una Teresa che in quegli anni si è mossa in una maniera incredibile e che ha dovuto affrontare le prigioni francesi e i campi di concentramento tedeschi. Quindi, io adesso do la parola a Davide eh, per, questo, per questa parte. Buonasera grazie, a tutti. Grazie, Marina. Grazie. Buonasera. Grazie per l'introduzione molto efficace del tuo intervento rispetto a una figura che rappresenta in qualche maniera un punto di osservazione essenziale per la ricomposizione di vari aspetti della pluralità di conflitti, ricomposizioni, costruzioni costituenti che definiscono gli anni, che percorrono, diciamo così, il l'arco storico che va dalla fine della prima guerra mondiale alla fine della seconda guerra mondiale, quindi alla ricostruzione definitiva del continente europeo e alla ricomposizione di un equilibrio internazionale diverso dal, dal precedente. Teresa Noce rappresenta in questo senso un punto d'osservazione perché sintetizza dentro la sua biografia elementi che, connessi tra loro, esprimono con grande efficacia la significanza di, questi, di queste istanze della storia, di questi moti della storia. Eh, dentro la sua biografia si ritrovano esperienze, componenti di vita politica vissuta, eh, che in qualche maniera costruiscono un paradigma valoriale, Molto eh, definito nel suo perimetro, ma assolutamente largo ed inclusivo nella sua forma. E dunque Teresa Noce che fugge dall'Italia nel 1926 col marito per organizzare la resistenza antifascista al regime di Mussolini. Eh, fugge all'estero tra Parigi e Mosca per Organizzare questa resistenza in Italia. Il Partito Comunista è l'unico partito antifascista che mantiene nel paese anche durante il ventennio una struttura clandestina in grado di attivare e organizzare piccole microcellule sempre più in difficoltà, visto la forza della repressione degli apparati dello Stato fascista, ma sempre presente nel corso del ventennio mussoliniano. Questo tipo di rete, questo tipo di esperienza è resa possibile da donne e uomini come Teresa Noce, come Luigi Longo, figure che si definiscono esplicitamente come rivoluzionari di professione, laddove oggi la professionalità della politica sembra quasi un elemento di demerito nei confronti del, della direzione della cosa pubblica, ecco nel fuoco dell'avvento della società totalitaria nazifascista e nel fuoco della guerra che questa società condurrà fino alle estreme conseguenze, figure come quella di Teresa Noce diventano quindi un riferimento non solo biografico, non solo politico, ma, fatti, ma soprattutto composto dentro una misura costituente che troverà il suo naturale approdo nell'assemblea eletta il 2 giugno del 1946 nel nostro paese. Internata due volte, diceva Marina nel suo intervento, internata due volte da due stati molto diversi che all'interno del conflitto della seconda guerra mondiale si combattono su due fronti opposti. Incarcerata in Francia internata e deportata a Ravensbrück in Germania. Pur da fronti opposti Teresa Noce diventa in quei contesti espressione dell'elemento del conflitto, cioè della non compatibilità tra un ordine nuovo nascente ed un ordine che pur nel fuoco della guerra volge al termine, sta morendo. E dunque la sua parabola biografica di nuovo ricompone in una linea ideale la persecuzione politica, che fa capo non solo alla società categoriale fascista, cioè divisa in categorie da perseguire, discriminare per legge da parte fascista, in relazione all'appartenenza religiosa, al genere, alla opinione politica ma anche mh, fuori dalla società categoriale fascista, quel tipo di persecuzione delle idee che si ritrova anche in un contesto a democrazia occidentale liberale, quale quello della Francia, del, eh, del periodo degli anni 40. E dunque l'internamento e la carcerazione in Germania e Francia diventano lo specchio. Del grande moto della storia che modifica gli equilibri fino a quel momento assestati e assestanti nelle società moderne. Lo fa perché c'è un ingresso nuovo, di un nuovo soggetto, di cui Teresa Noce si fa portatrice, espressione. È l'ingresso dentro la società politica, dentro la sfera pubblica, di un nuovo soggetto, le masse popolari il proletariato industriale, le masse contadine e al suo interno, soggetto nel soggetto, motore della storia nel motore della storia, le donne. E dunque una soggettività nuova che consente un rinnovamento anche delle strutture di lotta clandestine e poi non, cl non più clandestine con la fine della guerra, che hanno necessità di essere rinnovate dal punto di vista politico, culturale, sociale, di costume. I partiti che offrono lo spazio per la guerra antifascista in Italia e in Europa non sono partiti compiuti. Necessitano di un elemento aggiuntivo che la storia della seconda guerra mondiale offre come possibilità, offre come accesso ad un equilibrio nuovo. E in questo l'ingresso delle donne e in particolare delle dirigenti come Teresa Noce rappresenta un elemento deflagrante anche dentro gli stessi partiti antifascisti che rappresentano la leva di rinnovamento di ricostruzione costituente di ricomposizione della società dopo le devastazioni della guerra e dunque se la doppia deportazione rappresenta l'elemento internazionale, internazionalista e tutto squisitamente politico, che Teresa Noce in qualche maniera eh, racchiude dentro la sua esperienza, la sua identità di genere assume un valore ancora più importante e incidente perché muove da quella identità per rinnovare le strutture stesse dei partiti antifascisti e del loro lavoro costituente dentro la ricostruzione delle, della società nuova. Due volte viene liberata per mano sovietica, viene rilasciata in Francia su pressione della diplomazia di Mosca, perché, lo abbiamo detto all'inizio, Teresa Noce è una rivoluzionaria di professione, così si chiama uno dei suoi più bei testi scritti, appunto rivoluzionaria professionale. E dunque da Mosca arrivano pressioni all'alleato francese per liberare, scarcerare una dirigente antifascista europea, il cui contributo è fondamentale e sarà fondamentale nella lotta al nazifascismo e nella costruzione degli equilibri politici post bellici. A Ravensbrück i sovietici, i russi la liberano materialmente, attraverso l'avanzata militare dell'armata rossa che libera l'Europa e quindi congiunge l'elemento politico che appare e si manifesta con la scarcerazione in Francia con l'elemento militare della guerra combattuta con le armi che quindi dispone un nuovo equilibrio della forza. Dentro questi elementi la soggettività di una dirigente come la noce ci consente di inquadrare altri due grandi macro temi, altre due dimensioni generali, complessive, che partono dal punto d'osservazione della sua biografia personale e aprono uno spaccato sul nostro sviluppo storico, sullo sviluppo storico delle nostre società e delle nostre democrazie. Da un lato, la dimensione della guerra totale. Claudio Pavone, il più grande storico della Resistenza, inquadra quel movimento come una guerra che riassume e sintetizza tre guerre nel suo corpo. Una guerra di liberazione nazionale è la resistenza, ovvero la cacciata degli eserciti invasori stranieri dal territorio. È una guerra civile che oppone europei antifascisti ad europei fascisti e allo stesso tempo con l'ingresso di soggetti nuovi. Le classi subalterne, le donne, diventa anche una guerra di classe, cioè di europei che hanno subito e patito l'ingresso nella storia dei regimi dittatoriali tedesco e italiano. E che avendo patito questa fase della storia in una posizione non solo subalterna, ma di oppressione morale, fisica, politica, sociale, diventano elementi e soggetti che utilizzano la leva di forza come eleva, leva di emancipazione sociale, individuale e collettiva. Tre guerre in una guerra. Di più, dentro la guerra totale si definisce il destino d'Europa. Non è un caso che l'idea stessa della dimensione sovranazionale della cooperazione tra gli Stati nasca nel confino di Ventotene, in Italia, in un confino fascista, col manifesto scritto da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colormi, che appunto inquadrano dal buio del confino fascista, inquadrano e definiscono un progetto di largo respiro, internazionale, sovranazionale. E chi meglio di figure come Teresa Noce? rappresenta e significa la misura, la cifra internazionale della battaglia antifascista nel corso non solo della seconda guerra mondiale, ma anche nel corso della resistenza politica pagata anche con la prigionia da parte delle militanti e dei militanti, dei quadri e dei dirigenti dei partiti antifascisti. E dunque il rovesciamento della società categoriale, che trova la sua espressione massima, nella Costituzione repubblicana, richiama esattamente il, i termini dell'intervento di Marina Pierre Lorenzi prima di me, quando indicando nel lavoro costituente il punto qualificante e qualificato della politica non solo di Teresa Noce, ma del gruppo di 21 madri costituenti dentro l'Assemblea, ecco lì possiamo... Eh, evidenziare il salto qualitativo che si definisce attorno al lavoro delle costituenti e dei costituenti. Pensiamo al decennio 1938-1948. Nel 1938, dentro il Parlamento italiano, il governo italiano, il governo fascista italiano, promulga le leggi razziali. Il primo gennaio del 1948, nello stesso Paese, nelle stesse aule parlamentari, si discute e si approva, viene promulgata la Costituzione repubblicana. Sono passati appena dieci anni ed è cambiato tutto. Il paradigma della costruzione della società complessa è completamente modificato. Si passa dalla società monodimensionale ad una dimensione dei regimi fascista e nazista, in cui c'è un solo modo di studiare, un solo modo di lavorare, un solo modo di vivere le relazioni tra gli esseri umani, di vivere i rapporti sociali, ad una società in cui si è liberi di scegliere cosa diventare, cosa divenire, come vivere dentro un perimetro plurale. La costruzione di questo perimetro plurale cammina sulle gambe di donne e uomini come Teresa Noce. E dunque, studiare la sua figura non è esclusivamente esercizio della storia. Ci consente, attraverso la sua osservazione, di capire perché siamo potuti evolvere dal, dalla barbarie, dal medioevo della guerra nazifascista, ad una società democratica, ad una repubblica democratica, in cui i diritti finalmente anche dal punto di vista formale e poi sostanziale devono essere patrimonio comune e plurale delle società ma quei diritti quelle conquiste dicevamo camminano sulle gambe degli esseri umani delle donne e degli uomini che se ne fanno interpreti e dunque studiando la sua figura studiando la figura di teresa noce che oggi abbiamo scelto di ricordare in questi nostri interventi possiamo definire un, un fatto della storia, questo progresso, questo moto che ci ha portato dal 1938 al 1948 a modificare strutturalmente il modo di intendere la vita. E il giudizio su ciò che era prima e ciò che è stato dopo, come eh, ci insegna... Shakespeare non viene tratto eh, da un giudizio che viene dalle stelle, ma viene, dice il poeta, tratto dai tuoi occhi, ovvero dalle vite delle persone. Ed è attraverso lo sguardo rivolto agli occhi, alla vita delle persone, come Teresa Noce, che possiamo capire la nostra radice d'origine e possiamo soprattutto definire la nostra possibilità di scelta per il futuro. Credo che possiamo concludere questo, questo nostro intervento di oggi pomeriggio salutando tutte e tutti e ringraziandovi per la, per la vostra partecipazione a questa nostra iniziativa.